Quarta edizione del Rally Colline Metallifere, gara organizzata dalla Maremma Corse con la formula Rally Day. Grande affluenza di pubblico in Corso Italia Piombino e percorso tra i comuni di Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta. Ha vinto l'equipaggio sardo formato da Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, Renault Clio R3C. Veloci solo in due delle sei speciali, ma regolari e bravi a contenere i distacchi nei confronti di Tucci Michalizzi, Clio Super 1600, secondi alla fine, e di Simonetti Angilletta, Clio R3C, terzi al traguardo. Nemmeno il tempo di iniziare ed è subito ritiro per uno dei papabili per il successo finale, il reggiano Luciano Darcio, costretto a dare forfè mentre scaldava le gomme verso la prima speciale. Ennesimo secondo posto per i locali Tucci e Michalizzi, limitati da problemi meccanici in avvio gara e incapaci di recuperare completamente lo svantaggio sui sardi vincitori. 2 secondi hanno diviso Tucci da Gessa, ma anche da quel primo successo che il pilota di Venturina sta inseguendo da tempo. Per Gessa, invece, dopo il terzo posto dello scorso anno, la vittoria premia la trasferta dei due portacolori della GS Promotion. Ritiro anche per Stefano Gaddini, alla terza gara con la Clio. L'ex portiere di calcio è uscito di strada senza conseguenze sulla celeberrima Sassetta, quando in lotta per il vertice dopo alcune regolazioni alla fine del primo giro sulle speciali. Un abbandono che ha rilanciato Simonetti Angilletta, terzi sul podio in virtù di una gara attenta, con importanti punti per il premio Rally ACI Lucca, trofeo di cui il Rally Colline Metallifere è parte integrante. Subito giù dal podio il livornese Stefano Sinibaldi con Paolo Vallini e la Clio Super 1600. Bravo a non commettere errori tornando in gara dopo un anno. E positivo il quinto posto di Signorini Marracini, assai veloce con la Citroen C2 in classe R2B e capace di precedere Adami Cigni, Clio R3C, sesti, a loro volta davanti a David Gavazzi al volante della Clio Williams dopo 7 anni di inattività. La costanza premia Giancarlo ed Irene Bubola, primi di gruppo N e ottavi assoluti con la Mitsu Evo 10, mentre Zurri con la Clio Super 1600 e Dondoli Peugeot 106 di classe A6 chiudono i migliori 10. Il prossimo rally toscano sarà tra 2 settimane in Liburnaterra, gara valida anche per il campionato italiano di specialità.